Grazie, buon pomeriggio a tutti. Saluto ovviamente tutte le autorità presenti, tutte le donne e uomini qui presenti, tanti e tutti i ragazzi che vedo numerosi. Io non sono un filosofo, non sono neanche uno scienziato, però non mi sento a disagio nel fare questa conferenza, perché quando si parla di guerra è indispensabile parlarne con conoscenza. Scriveva qualche secolo fa Erasmo da Rotterdam: la guerra piace a chi non la conosce. Esattamente così. La guerra piace ai politici che non la conoscono, che votano perché l'Italia invada l'Afghanistan senza essere in grado di piazzare l'Afghanistan su una cartina muta del pianeta. La guerra piace a chi ha interessi economici e se ne stanno ben distanti dai teatri di guerra. Chi invece la conosce si fa un'idea molto presto. Io che non sono tanto furbo ci ho messo qualche anno a capire che non importa perché c'è una guerra, non importa se la si chiama guerra contro il terrorismo, guerra per la democrazia, guerra per i diritti umani, guerra per questo, per quello e per quello. Ogni guerra ha una costante. Il 90% delle vittime sono civili, sono persone che non hanno mai imbracciato un fucile, sono persone che molto spesso non sanno neanche perché gli scoppia una mina sotto i piedi o gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e dai potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri. Questa è la realtà. Ci sono istituti di ricerca che si occupano di queste cose e confermano quello che io ho visto sul campo. Il 90% delle vittime sono civili, anche qualcosa di più del 90%. Io ho visto sul campo produrre e gettare nei campi, da elicotteri, piccole mine giocattolo per mutilare i bambini, non per ucciderli, per mutilarli. E trovo questo una forma terrificante, una vera forma di terrorismo di massa. Ed è per questo che, avendola vista, mi sono convinto che è necessario essere contro la guerra. Io non sono un pacifista, sono contro la guerra, che è una cosa molto diversa. Ho visto troppi pacifisti sfilare per le strade con i fazzoletti arcobaleno, poi andare in Parlamento e votare la guerra, per una ragione o per l'altro, per l'altro, per l'altra. E oggi sembra quasi di offendere qualcuno, sembra quasi di voler provocare, ma l'Italia oggi è un paese in guerra, contro la nostra Costituzione, ma è un paese in guerra. E nelle guerre ci hanno portato tutti nei decenni appena trascorsi. Hanno cominciato ovviamente i governi di centrosinistra, poi i governi di destra, poi hanno deciso che era meglio tutti insieme appassionatamente, e noi siamo in guerra, anche se non si può e non si deve dire. Al massimo noi facciamo missioni di pace, dicono. La guerra è una bugia, non c'è solo questa di bugia. La guerra
di per sé è una bugia che bisogna raccontare perché bisogna convincere i cittadini. Senza quella bugia sarebbe più facile ripudiare la guerra. Già 2500 anni fa Erodoto scriveva che solo un pazzo può preferire la guerra alla pace, perché in tempo di pace i figli seppelliscono i padri e in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli. Eppure con le bugie si riesce a far credere ogni volta che c'è una ragione per la guerra. Ora, bisogna capire come mai ancora oggi questa menzogna sulla guerra continua a tenere banco, ad essere molto diffusa. Dopo la Prima Guerra Mondiale ci fu soprattutto in Europa un grandissimo movimento per la pace, molto grande, milioni di persone, e anche a livello, come dire, istituzionale ci furono tentativi di far sì che quell'esperienza drammatica, quel massacro osceno non avesse più a ripetersi. È stato il primo mai più della storia ignorato. È nata negli anni venti la Lega delle Nazioni per riuscire a far sì che le divergenze e le contese fossero affrontate e risolte senza il ricorso alla guerra. Addirittura si arrivò nel 1928 a sottoscrivere un patto conosciuto come Patto di Parigi o Trattato di rinuncia alla guerra, che entrò in vigore nel 1929. 63 paesi, compresa l'Italia ovviamente, firmarono quel patto che ancora oggi ha validità giuridica internazionale. Un patto che fu proposto dal segretario di Stato americano al collega ministro degli esteri francese e che prese il nome Brian Kellogg, e fu firmato immediatamente da tanti, tanti paesi. Quel patto non è stato mai applicato se non in un'occasione. Al processo di Norimberga proprio quel patto servì da base giuridica per la condanna dei criminali nazisti. Poi è stato di nuovo dimenticato. E così in quegli anni in Europa sono ricominciati i venti di guerra, l'ascesa del nazismo, prevedibile, evitabile. Non si è fatto niente e siamo andati dritti alla Seconda Guerra Mondiale. Non si sa esattamente quante persone sono morte nel Secondo Conflitto Mondiale. Le stime più verosimili parlano di circa 60 milioni. 60 milioni di persone. E quel conflitto si chiude con un fatto che probabilmente è il fatto più importante della storia dell'umanità finora, cioè l'esplosione atomica di Hiroshima. Se ci sarà ancora questo pianeta tra 3.000 anni, 5.000, sono certo che la storia di questo pianeta verrà descritta e divisa in due fasi, prima e dopo la bomba atomica. Cos'è cambiato con la bomba atomica? Scrisse Albert Einstein che l'uomo ha costruito la bomba atomica, ma un topo non costruirebbe mai una trappola per topi. Ed è profondamente vero.
Noi in quel momento abbiamo creato la possibilità dell'autodistruzione. Oggi ci sono molti ordigni nucleari e al confronto di questi la bomba di Hiroshima potrebbe sembrare poco più di un petardo. Oggi ci sono ordigni e ne basterebbe uno che sono in grado di mettere in forse, come scrisse Noam Chomsky, di mettere in forse l'esperimento umano, la sua continuazione. Ed è proprio così, è proprio così. Oggi l'avventura dell'uomo è ad altissimo rischio di interrompersi. Non è allarmismo. Il fatto è che bisogna capire cosa vuol dire vivere in un mondo atomico e imparare a pensarlo in un modo diverso, come ci ricordarono già Russell e Einstein nel loro manifesto del 55. Pensare in un modo diverso, pensare che oggi non è successo niente. Non c'è un esercito che sta avanzando verso di noi e presumibilmente arriverà qui tra 6 mesi, 1 anno, 3 giorni, non lo so, ma è un processo. No, qui non è successo niente. Ma se succede, un secondo dopo è successo tutto. E questa è una grossa, enorme responsabilità della scienza e della politica. Perché la bomba atomica è stata costruita dagli scienziati, poi se ne sono appropriati gli alti comandi dell'esercito statunitense. Il presidente americano disse il giorno dopo l'esplosione di Hiroshima: il mondo avrà notato che abbiamo bombardato una base militare. 150.000 morti in 24 ore e altre centinaia di migliaia negli anni successivi. E soprattutto la dimostrazione che siamo in grado di autodistruggerci. Bene, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ci sono state ancora diverse occasioni in cui si è tentato di fermare le guerre. Si è tentato di porre un limite. Sono state costruite le Nazioni Unite esattamente con questo scopo. Se voi andate a leggere il preambolo dello Statuto dell'ONU, c'è scritto esattamente che la ragione di esistere delle Nazioni Unite è quella di proteggere, di prevenire le generazioni future, di proteggerle dal flagello della guerra, che già 2 volte aveva imposto enormi sofferenze. 2 volte si intende la prima e la seconda guerra mondiale. E per questo si è istituito le Nazioni Unite. Anche se poi sono diventate qualcosa di molto diverso, perché non si è esercitata la parità di diritti tra tutti i popoli e tutte le nazioni. Oggi viviamo in una situazione in cui l'85% delle armi che ci sono nel pianeta e che vengono usate nel pianeta sono prodotte ed esportate dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza: Stati Uniti, Russia, Cina. E allora è un Consiglio di Sicurezza o è il Consiglio degli armaioli? E cosa possiamo fare noi cittadini normali? È un tema sul quale riflettere molto, perché oggi il pericolo è alto, molto alto. Non è questione di fare allarmismo, ma è questione di incominciare a capire, per non trovarci ancora una volta nel baratro senza sapere come ci siamo finiti.
Gli scienziati atomici dal 1947 usano un modo così un po' empirico ma molto significativo per indicare il livello di allerta, di pericolo. Pericolo si intende pericolo di un conflitto internazionale nucleare. E noi abbiamo sentito qualche mese fa, insomma, presidenti di diversi paesi rinfacciarsi il mio bottone è più grosso del tuo, il mio... Ora, a parte il fatto che questi sono dei casi clinici, poverini, dovrebbero essere rinchiusi in un manicomio psichiatrico, al di là, insomma, in faccia alla vasaglia, ma questi proprio lo meriterebbero. Ma al di là di questo, è la leggerezza con cui si affrontano questi problemi che è preoccupante. Gli scienziati atomici hanno usato un metodo molto semplice. Dal 1947 in poi hanno ideato l'orologio dell'Apocalisse. Cioè un orologio che va verso la mezzanotte, intendendo per mezzanotte l'inverno nucleare, la fine del pianeta. Questo orologio è stato posto a minuti diversi dalla mezzanotte, si è arrivati anche un quarto d'ora dalla mezzanotte. Ovviamente si era molto vicini negli anni immediatamente seguenti all'uso della bomba atomica sui civili. L'anno scorso, per la prima volta, l'orologio dell'Apocalisse è stato messo a 2 minuti dalla mezzanotte. Cioè, secondo gli scienziati atomici, quelli del Bulletin di Chicago, mai il pianeta è stato così a rischio di conflitto nucleare e anche di distruzione conseguente ai cambiamenti climatici. Allora, noi ci troviamo in questa situazione di un pianeta estremamente a rischio e nessuno ne parla. Nessuno ne parla. La notizia dell'iniziativa degli scienziati atomici l'anno scorso non è stata riportata da nessun quotidiano. Ha dell'incredibile la cosa. Ha dell'incredibile. È un'altra delle grandi bugie o delle grandi omissioni. Perché sulla guerra si continuano a dire bugie. I cittadini non credo vogliano la guerra, ma non hanno possibilità di esprimersi. E anche i cittadini eticamente, culturalmente più evoluti, socialmente più impegnati, eccetera, eccetera, non riescono a capire questo problema, talché, per esempio, nel nostro paese si continua a votare per chi fa la guerra, che è incredibile. Io sono convinto che nessun governo, nessuno Stato regalerà mai la pace ai cittadini, per ragioni molto semplici. Le guerre si fanno per potere o per denaro, con tutte le miscele possibili tra le due componenti. E non rinunceranno mai al potere, al denaro, ai miliardi, ai loro interessi, agli interessi congiunti con l'industria bellica. Ormai la politica è infarcita di questo. Siamo addirittura al grottesco che c'è qualche formazione politica che inserisce nel proprio programma elettorale l'articolo 11 della Costituzione. Uno dice, scusate, ma l'articolo della Costituzione non può essere un programma elettorale. Cioè, quello lì deve andare bene per tutti, non per il mio partito. Eppure è così. Non è una percezione, ripeto, allarmista, quella che siamo in grave pericolo. Ci sono signori molto ricchi, gli uomini più ricchi del pianeta sostanzialmente, che stanno investendo centinaia di miliardi di dollari
miliardi, per cercare come colonizzare altri pianeti se questo dovesse andare a rotoli. Settimana scorsa ho visto su un cartongesso di quelli dei cantieri per una via di Milano una scritta in inglese, tra l'altro stranamente, ma che diceva: ma scusate, prima di pensare a colonizzare altri pianeti non sarebbe meglio smettere di ammazzarci su questo? E lo trovo un argomento molto semplice, molto semplice. Sono stati fatti tanti tentativi per porre fine alle guerre e sono falliti tutti. Dopo la nascita dell'ONU, che doveva proteggerci da nuove guerre, ci sono stati più di 250 conflitti nel mondo. E questo è il grande fallimento della politica. Perché, al di là di ogni sincera intenzione, perché si è fallito? Credo che la ragione e la spiegazione l'aveva trovata Einstein quando nel 1932 andò a una conferenza sul disarmo a Ginevra, dove si discuteva di quali armi fossero lecite e di quali invece no, discorso attualissimo riguardo le armi chimiche in Siria. Tra parentesi, le armi chimiche sono state usate per la prima volta in Siria 8 anni fa, le armi chimiche sono state usate in diversi conflitti, le armi chimiche non sono più cattive di quelle nucleari o dei proiettili ad alta velocità o dell'uranio impoverito o di tutti i modi per ammazzare, ma adesso servono per giustificare la guerra. Armi chimiche? No, quello lì è un criminale. Quello che invece bombarda? No. E tutti i tentativi di regolamentare la guerra, compreso quelli che fecero a Ginevra, si sono dimostrati inutili. Einstein nel 1932, a margine della conferenza di Ginevra, chiamò una conferenza stampa e disse: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E questa è la verità. La guerra è talmente disumana che pensare di umanizzare la guerra è un'assurdità logica, perfino linguistica. È illusorio. Se domani mattina ci fosse il disarmo nucleare completo, tutti smantellassero i loro arsenali, non cambierebbe nulla, perché noi non possiamo cancellare dalla nostra mente, dalla nostra conoscenza, che sappiamo come produrre armi nucleari, e uno potrebbe ricominciare il giorno dopo. E allora l'unica prospettiva ragionevole, secondo Einstein e secondo gli altri scienziati che firmarono con lui il manifesto del 55, l'unica prospettiva ragionevole è quella di cercare l'abolizione della guerra. Come si nomina questa parola? C'è subito una, come dire, c'è chi fa dello spirito, pensa che si tratti di una utopia. Io credo che sia l'obiettivo più realistico e più necessario che noi ci poniamo porre, che noi ci dobbiamo porre. Perché al di fuori della prospettiva dell'abolizione della guerra c'è solo il rischio della catastrofe per tutti. Come si fa ad abolire la guerra? Beh, intanto bisognerebbe riflettere sul fatto che non è un'utopia. Noi
Usiamo spesso questo termine con un tono anche dispregiativo, come quello che si usa con i sognatori, con i mezzi matti. No? Probabilmente 300 anni fa c'era chi pensava che l'abolizione della schiavitù era un'utopia. Ed è stata abolita. Ci sono ancora sacche di schiavitù nel mondo, ce ne sono anche nel nostro caro paese. Noi le vediamo tutti i giorni. Le sacche di schiavitù di un'altra guerra che si sta facendo, che è la guerra contro i poveri, che è la guerra contro i migranti, che è questa nuova Shoah che ha fatto del Mediterraneo un enorme cimitero. Ma la schiavitù è stata abolita. È stata abolita nelle nostre coscienze, anche se in qualche caso viene ancora praticata. E allora la domanda è questa, ma come mai negli ultimi 100 anni siamo evoluti in un modo che era inimmaginabile da un punto di vista della fisica, della chimica, della medicina, della tecnologia? La nostra vita è cambiata. Io ricordo che quando 30 anni fa ho cominciato il mio lavoro di chirurgo di guerra in Afghanistan, potevo telefonare a casa una volta ogni 6 mesi e mandare una lettera una volta ogni 6 mesi. È cambiato tutto. In tutti i campi siamo evoluti, tranne uno, il campo dell'etica. Noi non riusciamo ancora a concepire che è indispensabile smettere di ammazzarci l'uno con l'altro. Non riusciamo a concepire. Questa, oltre ad essere un comandamento, il vescovo può confermarmelo, che non uccidere è un comandamento, io non sono molto di chiesa ma me lo ricordo che è così. Ma non è una cosa assurda che noi siamo l'unica specie che fa la guerra? Non ci sono mai viste 100 volpi in fila per 3 attaccare un allevamento di polli? Mai. Noi siamo l'unica specie che fa la guerra e non riusciamo a fare questo salto etico. E se non si riesce a fare questo salto etico, io credo che non ci sia grande prospettiva di futuro. Credo che non ci sia il secondo capitolo dell'avventura umana. Perché prima o poi scoppierà, se non facciamo niente, facciamo intendo dire noi cittadini, non la politica. Einstein diceva che la guerra è una cosa troppo seria per lasciarla ai politici e ai diplomatici. Ed è vero, ed è vero. Se noi non facciamo niente rischiamo veramente. E come dicevo prima, non ci si può prendere in giro dicendo ma dai, su, non esagerare, perché il giorno prima è successo niente, il giorno dopo è successo tutto. E questa cosa a me spaventa molto, soprattutto in un momento in cui siamo in una grande crisi di pensiero, soprattutto di pensiero etico. Io sono convinto che sarebbe indispensabile costruire un movimento di opinione dei cittadini per esprimere il ripudio della guerra e per ricordare a chi è preposto, cioè le Nazioni Unite, che il loro dovere è impedire le guerre e abolire le guerre. Non è autorizzare di volta in volta i bombardamenti. Emergency lavora nelle zone di guerra da tanti anni e anche nelle zone di estrema povertà, ma ci abbiamo riflettuto sopra queste tematiche, abbiamo fatto un percorso di cultura. Ricordo che quando fondammo Emergency
Non si parlava di pace, non si parlava di diritti umani. Si parlava semplicemente di come avremmo potuto curare più persone, di come avremmo potuto curare meglio. Perché? Ma perché è meglio che il suo contrario, perché è meglio curare una persona che non girarsi dall'altra parte. Tutto qui. Piano piano siamo anche arrivati a capire il perché di questa situazione di guerre che si susseguono, che non si fermano, che vanno avanti nell'indifferenza generale. Io sono tornato 2 settimane fa dall'Afghanistan, la situazione è molto peggio di com'era 17 anni fa, all'inizio di questa ultima fase della guerra di aggressione, a cui noi abbiamo partecipato come Paese Italia per una sola ragione: il servilismo della nostra politica, che è totalmente soggettata a quello che il padrone gli chiede di fare. La cosa assume anche aspetti grotteschi. Noi siamo lì a portare la pace, a portare... No, certo. Ora, noi abbiamo un'ambasciata a Kabul. Il nostro ambasciatore, che è un amico, tra l'altro, dall'ambasciata per andare in aeroporto, che sono 2 chilometri, ci va in elicottero. Dopo 17 anni di missioni di pace, non si fidano neanche a fare 2 chilometri di strada. Perché ormai la guerra ha sconvolto tutto. La guerra è senza regole. Non si può dare regole alla guerra. Quando la decisione è quella di uccidersi, ogni regola è finita. Ogni bontone è finito. Alle vittime non interessa se è stato un proiettile, un'arma chimica o batteriologica o nucleare. Alle vittime interessa, e soprattutto ai loro parenti, che sono morti. Le vittime sono l'unica verità della guerra, l'unica verità. Il resto sono sporchi interessi economici. Io credo che il movimento per l'abolizione della guerra andrebbe ripreso. Ripreso su larga scala a livello internazionale, cercando di trovare il modo, e oggi la tecnologia ce lo consente, cercando di trovare il modo di far esprimere davvero la volontà popolare, cioè la volontà dei cittadini. Nel 1950 ci fu una conferenza a Stoccolma per il disarmo nucleare. In quell'occasione, ed eravamo nel 1950, furono raccolte 560 milioni di firme. Sembra incredibile oggi. Ma se guardiamo la tecnologia disponibile oggi, probabilmente si potrebbe anche riuscire a far esprimere 1 miliardo, 2 miliardi di cittadini. Non è automatico che poi la politica ne tenga conto, perché voglio dire, noi particolarmente in Italia siamo abituati a una classe politica che, voglio dire, c'è la Costituzione, ma loro tranquillamente delinquono contro la Costituzione, votano guerre di qua, guerre di là. L'ultima trovata, tra l'altro, è che la gestione dei migranti, per cui noi stiamo finanziando dei capobanda torturatori per tenerseli lì e poi se muoiono, muoiono, queste operazioni oggi sono gestite con i fondi degli aiuti per l'Africa. Qui siamo veramente nel mondo delle fiabe, no? Bisogna che i cittadini li costringano, perché se non riusciamo a costringere la politica a cambiare, avremo grossi problemi. È quello su cui, come Emerge, ci stiamo lavorando, oltre che continuare a occuparci delle nostre attività sanitarie, cercare di mettere insieme questo movimento a livello internazionale basato sul consenso e sull'importanza della convinzione dei cittadini. Non è facile,
ma non è neanche impossibile. Molto spesso cose che pensavamo ci sarebbe voluto un giorno a risolvere, ce le ritroviamo ancora 10 anni dopo e viceversa. E quindi sta davvero a ciascuno di noi di fare il suo piccolo pezzettino di impegno per dire no alla guerra, non no a questa guerra, no alla guerra, basta, basta. Smettiamo di ucciderci, incominciamo ad esercitare, non voglio dire la fratellanza, non mi piace usare questi paroloni, ma almeno l'intelligenza, almeno il buon senso comune, almeno ascoltare quello che ci dice la scienza, che ci sta mettendo in guardia rispetto ai rischi che stiamo correndo. E allora chiudo dicendo che la guerra può solo essere abolita, come diceva Einstein, e che l'abolizione della guerra non è un'utopia, perché l'utopia non è una cosa irrealizzabile, è semplicemente un progetto che non è stato ancora costruito, che non è stato ancora realizzato, ma è un progetto indispensabile e urgente se vogliamo che l'avventura dell'uomo continui. Grazie. Grazie a Gino Strada per questa testimonianza e anche per questa lezione di vita, direi. Grazie per aver scelto la festa di Scienza e Filosofia, per aver scelto Foligno per rilanciare il suo appello per la pace. Un appello che dobbiamo e vogliamo fare nostro, lo ridiciamo, vogliamo un mondo senza guerra. Mentre parlava mi è venuta in mente una frase di Don Gallo, che prima è stato citato. Me la sono appuntata per evitare di sbagliare. Diceva Don Gallo: io vedo che quando allargo le braccia i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire ponti e non muri. L'ha detto anche Papa Francesco, e se non c'è accoglienza non c'è pace. Se il dottor Strada è disponibile, se può stare ancora un po' con noi. Qualche domanda dal pubblico? Ah, no, c'è un fuori programma, un regalo, cos'è? Sì, c'è un fuori programma. Possiamo... Un fuori programma? Sì, c'è un sì. Pensierino. Un pensierino, un regalo. Un regalo, sì. Un regalo con i colori della pace. Devo dire perché. L'Istituto Professionale Orfini di Foligno. Prego. Buonasera a tutti. Mi sono permessa di fare questa cosa veramente... È bellissimo avere tutte queste persone qua, sono emozionata. Però ecco, ringrazio il professor Mingarelli perché ci ha dato questa opportunità di fare questo dono a Gino Strada. Il dono è molto significativo. Noi stiamo lavorando perché la scuola deve fare la sua parte e io sono convintissima di questo. Come dirigente scolastica, uno dei miei insegnanti, abbiamo iniziato un percorso di educazione alla pace. È un progetto internazionale. Abbiamo fatto praticamente il primo incontro a Londra un mese fa, un altro incontro l'abbiamo fatto in ottobre, insegnanti di tutto il mondo, in particolare insegnanti che vengono dal Medio ed Estremo Oriente, che diciamo conoscono la guerra, che la vivono, stanno lavorando a un progetto di pace che nasce praticamente da un'idea semplicissima, quella di diciamo condividere un messaggio di speranza attraverso anche una tazza di tè. L'idea è nata da un pellegrinaggio di un monaco indiano che con una bustina di tè e un messaggio andava presso i politici più grandi del mondo perché riflettessero sugli orrori che stavano commettendo. Da questa idea è nato un progetto internazionale, Erasmus. Noi stiamo facendo parte di questa cosa e i nostri ragazzi professionali hanno voluto, come dire, scrivere un messaggio di speranza insieme a una bustina di tè, perché veramente questa utopia, sogno di cui parlava Gino Strada, di creare veramente
la possibilità di una comunicazione tra i cittadini tale da poter veramente avere, come dire, progettare la pace nel mondo sia, come dire, realizzabile. Questo è l'augurio, l'auspicio che facciamo a tutti. Un momento, la parola alla mia alunna. Elisabetta, credo, che magari ci spiega che cos'è il regalo che abbiamo fatto a Gino Strada. Piacere. Sì. E sono Elisabetta Mastrini dell'Istituto Orfini Foligno e l'omaggio che faccio a lei e che consiste in messaggi di pace racchiusi in queste bustine di tè confezionate in origami è il risultato di un progetto Erasmus, appunto, Time for Tea, che si ispira a Satish Kumar, monaco indiano che ha distribuito messaggi di pace ai grandi della terra. Lo abbiamo costruito in classe e ci ha portati a ragionare di pace e di speranza. Così ci facciamo messaggeri attraverso lei, che è appunto un uomo di pace e di speranza, di quella tradizione orientale che prevede il dono ad ogni nuovo nato di un messaggio benaugurante, collocato dentro un origami. Speriamo che i nostri messaggi possano seguirla nei suoi viaggi. Abbiamo un nuovo progetto a Foligno, il tè della pace. Allora, qualche domanda dal pubblico? C'è, immagino, sì. Per Gino Strada, 2, 3, 4 massimo, mi dicono. Domande? C'è qualcuno che vuole intervenire? Alzi la mano perché non vedo niente. Laggiù. Arriva il microfono. Qualcun altro poi, così cerchiamo di capire fino a dove possiamo arrivare? Alzi la mano. 2, lì. Ok, ci siamo. Prima domanda. Salve, lei ha parlato di abolire la guerra, ma cioè, come possiamo fare per abolirla? Lei ha detto che deve essere una cosa che deve partire da noi cittadini. Come fare per abolirla? Ma io credo che la prima cosa da fare sia quella di essere in tanti ad esprimere il sostegno all'abolizione della guerra. Se noi avessimo 1 miliardo di firme, per esempio, 2 miliardi di firme, si potrebbe anche andare alle Nazioni Unite e dire: signori, cosa che mi è capitata di dire un paio d'anni fa in occasione di un premio, il cosiddetto Nobel alternativo. C'era presente anche il direttore dell'ONU a quella conferenza. E io dissi: ma scusatemi, 250 conflitti nel cosiddetto dopoguerra, e voi che avreste dovuto impedirli non avete mai discusso una volta in Assemblea Generale dell'ONU dell'abolizione della guerra. Ma com'è possibile? E lui dice: in effetti bisogna obbligarli ad affrontare il tema, a discuterne, perché se non si comincia a discuterne non si finisce mai a capire che è possibile, ma ancora di più a capire che è urgente ed indispensabile. Allora quello potrebbe essere, per esempio, un modo. Ce ne sono tanti. Io, per esempio, non voterò mai per qualcuno che fa la guerra, mai. Non per qualcuno che è un appassionato di guerra, no, per quelli che dicono che l'Italia, con la sua Costituzione nata dalla Resistenza, ripudia la guerra, bla 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 bla, bla, bla. Guerra. Sono questi i cancri morali e ideologici. Smettiamo di sostenerli. Einstein diceva: le guerre finiranno quando gli uomini smetteranno di combatterle. È vero anche questo, ma prima ancora smettiamo di sostenerle e smettiamo di sostenerle quelli che le sostengono, quelli che le finanziano, quelli che le difendono, quelli che le osannano. È un altro modo, e poi ce ne possono essere altre migliaia che io non so, ma che noi tutti insieme potremmo
incominciare a immaginare, a disegnare. Certo che se non si comincia a immaginare, a disegnare, a voler bene a un mondo senza guerre, non ci si arriva mai. Certo che se ogni volta si trova una ragione per prendersela di volta in volta con lo zingaro, col povero, col diverso, con il nero, non ci arriveremo mai. Incominciamo a cercare tutti i modi, compreso quello di agire nelle scuole, per esempio, per controbattere a questo atteggiamento che cerca sempre lo scontro, la competizione, la supremazia, e capire che siamo in fondo provvisori e siamo un puntino nella storia di questo pianeta, che è meglio viverlo in pace quel periodo piuttosto che odiarsi e ammazzarsi. Io credo che sia possibile. Altra domanda? C'era? Grazie per il suo impegno. La domanda che le porgo è questa: ci sono sorelle nefaste della guerra, ad esempio le droghe sintetiche, ad esempio la finanza corrotta, ad esempio quello che sta succedendo in questi ultimi tempi con i droni che portano le armi. Secondo lei, da queste nuove sorelle nefaste, come se ne esce? Grazie. Ma non lo so, io non ho risposte a tutto. E sinceramente non mi piace neanche fare la parte del tuttologo, perché ho conosciuto troppi tuttologi in vita mia. Io credo che la questione dei droni si risolve automaticamente se si lotta per l'abolizione della guerra. Automaticamente. Non c'è possibilità di affrontare la questione dicendo: ma allora cosa facciamo per le armi laser? Cosa facciamo per l'uranio impoverito? Cosa facciamo per questo? Non si va da nessuna parte. Bisogna concentrarci su un punto. Che se i cittadini non vogliono la guerra, perché i governi possono continuare a farle? Per me questo è il punto centrale. È il punto centrale. Non dico non mi interessa di affrontare temi specifici, ce ne sono, quelli che lei ha citato, e tanti altri importanti, ma in fondo tutto è riconducibile a quella decisione lì. Le guerre vengono imposte. Quando gli Stati Uniti entrarono nella prima guerra mondiale, dopo che c'è stato un grosso movimento per la pace negli Stati Uniti, il presidente americano disse che quella era la guerra per far finire tutte le guerre. Ovviamente, essendo un presidente americano, ha centrato subito il problema e dopo il 1915 abbiamo visto che le guerre non ce ne sono state più, no? Il problema è davvero un problema morale. Poi ciascuno lo gestisce secondo le sue idee, se è credente o non credente, ma l'etica non è una cosa che appartiene solo ai credenti. L'etica del non uccidere. L'omicidio è sempre stato considerato in tutte le epoche storiche, in tutte le culture, un crimine, tranne quando lo compie lo Stato, tranne quando lo compie la politica. Allora è un'altra cosa. Ed è quello che vediamo di questi tempi. Se un comando terrorista fa esplodere un po' di case, non c'è dubbio che sia un atto terroristico. Ma se è un esercito che rade al suolo un villaggio, quello non è terrorismo. Non è terrorismo, almeno
non secondo la CIA, queste cose le trovate sul sito ufficiale della CIA. E poi si dice molto, molto chiaro, terrorismo sono atti di, commessi da gruppi subnazionali o individui, gli eserciti possono fare quello che vogliono. Ed è veramente impressionante questa cosa. Io credo che dobbiamo stare concentrati sull'aspetto del rifiutarsi di continuare ad alimentare questa spirale, che è la spirale della violenza, poi chiamiamola come vogliamo. Terrorismo e guerra per me sono esattamente la stessa cosa, perché entrambi fanno vittime e entrambi per lo più fanno vittime innocenti. Ultima domanda. Se posso, salve. Guardi, la mia domanda è una riflessione sul rapporto che c'è fra la cultura e l'etica, e come riuscire a farla passare come valore utilitaristico, diciamo così, nelle nuove generazioni, non come qualcosa che è morale, che è un di più rispetto alla vita pratica. E come sappiamo oggi i media sono uno degli strumenti che ha una penetrazione enorme a fianco a quella che è la didattica scolastica, che può trasmettere valori eccetera eccetera, quindi far entrare l'etica nei media vuol dire renderla, creare un impatto a livello di cultura di massa, e a quel punto riusciremmo ad avere una popolazione che non vuole la guerra e una classe politica che non è in grado di farla, forse. E quello, volevo citare due spunti di riflessione. Uno è il farewell speech di Eisenhower del 1961, dove dice che le lobbies degli armaioli negli Stati Uniti avevano acquisito un potere tale che avrebbe, se non contrastato, se non regolamentato, avrebbe portato gli Stati Uniti verso nuovi conflitti. Poi l'abbiamo visto col Vietnam, eccetera, eccetera. L'hanno visto milioni di americani, è andato in onda a reti unificate, ma non so che impatto avesse avuto negli anni 60, ma non si trova poco sul web, forse è passato, non dico inosservato, ma ha avuto effetti abbastanza tranquilli, diciamo. E l'altro è su un film che mi è capitato di vedere di recente, del 2013, Assalto alla Casa Bianca, un'americanata, dove si vede un presidente di colore che predica in maniera molto concreta il disarmo, il pacifismo in Medio Oriente, e fa citazioni all'industria dell'armamenti che finanzia entrambi i partiti, repubblicani e democratici, negli Stati Uniti. E io mi sono chiesto come ha potuto un film del genere essere finanziato nell'industria cinematografica. La risposta è arrivata pochi minuti dopo: la Casa Bianca è sotto assalto da un gruppo di, non so, eroi cattivi armati fino ai denti, e le armi diventano, agli occhi dello spettatore, l'unico strumento per difenderla e per difendere la democrazia, quindi vengono nobilitate. Quindi ecco, uno spunto di riflessione su questo: come secondo lei è possibile, come percorso, far entrare l'etica a livello utilitaristico nella cultura di massa soprattutto? Ma non saprei davvero cosa rispondere, perché far entrare l'etica a livello utilitaristico non capisco cosa voglia dire. Io credo che l'etica siano dei principi morali che non sono delle leggi scolpite nella pietra e valide per sempre. Si evolvono, però sono dei principi morali. Rispetto alla guerra, per esempio, io credo sia etico capire semplicemente che oggi le guerre non possiamo più permettercele. Cioè, fino a quando le guerre si combattevano con la baionetta e i fucili che si caricavano dalla canna, c'erano carneficine, però in fondo tutti sapevano che, smesso di sparare, la vita sarebbe ricominciata in qualche modo. Oggi non è più così. Oggi, di fronte a una possibilità di un conflitto internazionale nucleare, non c'è più la certezza di futuro, non c'è più. E questo vuol dire che la guerra è diventata uno strumento obsoleto, non solo immorale, osceno, ma obsoleto, che non si può più usare perché è troppo pericoloso usarlo, e noi abbiamo costruito la trappola per topi.
E credo che alla scienza spetti anche il compito di distruggere le trappole per topi. Professor Mingarelli. Io vorrei ringraziare Gino Strada sia per le sue riflessioni sia per questa proposta di creare una rete internazionale di uomini e donne che dicono che non si deve fare la guerra. Credo sia in questa epoca di caduta di valori, volevo dire mancanza, ma sarei stato forse troppo severo, anche se vicino al mio pensiero, di caduti di valori, possa essere una strada comune da perseguire. Quindi ringrazio Gino Strada, gli auguriamo di proseguire nella sua opera fino a che purtroppo ci sarà guerra, nella sua opera di curare quelle creature in paesi molto più sfortunati di quelli sfortunati. Dicevo, ho visto a novembre dei filmati nei quali si vedeva ciò che era l'opera, ciò che è l'opera di Gino Strada in ospedali dell'Africa, del Sud dimenticato, e come attraverso quest'opera si dava speranza e vita a dei bambini che altrimenti sarebbero stati condannati precocissimamente alla morte. Anche di questo voglio ringraziare. Ringrazio tutti voi e avanti con la festa. Adesso ci sarà il professor Di Freddi che salutiamo dopo aver salutato Gino Strada. Grazie di nuovo.